da Parole virtuali. Parte prima. La lettera. Cara sorella, ti lascio questa lettera virtuale su un tavolo virtuale, in caso tu non riuscissi a raggiungermi in tempo nel Comlink. Tipico di Dalia. Aveva sempre fretta. Fretta di crescere, fretta di fare, fretta di partire. E io ero quella che rimaneva indietro. Se lo stai leggendo ti chiedo scusa. Scusa per non averti aspettato, ma il mio volo parte tra un'ora. L'aereo è isolato rispetto all'esterno, perciò non potrò raggiungerti a Mediaterra. Beh, sai com'è lì. Mediaterra. Non vedevo un solo motivo al mondo per cui mia sorella potesse desiderare di andarci. Ti ricordi la lista di invenzioni di emergenza a bassa tecnologia che ho messo insieme quasi per gioco e ho mandato via Comlink ai nostri amici? Il montacarichi a pedali, il trapano a manopelle e le altre? Mi venne da sorridere. Certo che me la ricordavo. Un'altra delle sue folli trovate. Ben inteso, alcune potevano anche funzionare, ma nel complesso erano invenzioni inutili e superate. Quella lista era niente più che un esercizio mentale, una fantasia, una barzelletta. Beh, alla fine è arrivato il Comlink di Aaron Benedict e lui mi ha risposto con qualcosa di più di una sua virtuocopia che ride. Mi ha detto che era una buona idea, che a Mediaterra si sarebbero vendute più facilmente del Cyril Newf e che la sua azienda poteva produrle se io me la sentivo di andare sul posto e trovare gli acquirenti. E io gli ho detto di sì, me la sento. Insomma, sarei stata stupida a rinunciare e a lasciare che Laura mandasse qualcun altro, no? Sono le mie invenzioni. Questa è la mia grande occasione e non me la lascerò scappare. Scossi la testa. Dalia, Dalia. Non era cambiata per niente. Era così ogni singola volta. Vedeva qualcosa o sentiva qualcuno parlare di fama e ricchezza e vi si buttava a capofitto. Come quella volta che, uscendo dal cinema, a 16 anni, mi aveva detto di voler fare l'attrice. Senza alcuna esperienza di come si recita, aveva partecipato per mesi a una serie infinita di provini, prima di invaghirsi di un musicista e cambiare idea sulla sua futura carriera. Mi mancava andare al cinema con lei. Avevo cominciato a girare la larga dalle sale, da quando erano trapelate via Comlink notizie sul killer del cinema. Avevo pregato Dalia di fare altrettanto, ma non sapevo se mi avesse dato retta. Dalia faceva tante cose senza dirmelo. Come partire di punto in bianco per il continente più arretrato del mondo? Non starò via molto. Questione di qualche mese. Il tempo di prendere contatti e presentare il prodotto, dice Aaron. Sembrava facile assettire Aaron, ma Dalia non sapeva niente del mestiere di venditore. Non aveva mai fatto nemmeno la commessa in un negozio. Per favore, prenditi cura di Tej. La chiave di accesso del mio spazio Comlink la conosci? Lo trovi lì. Tej, il cucciolo virtuale che le aveva regalato il suo ex. Quel tipo strambo che lavorava come un programmatore. Come si chiamava? Zetter? Non mi ricordavo quasi niente di lui, a parte che aveva una sua teoria sul killer del cinema, e quando me l'aveva raccontata, mi aveva impressionato parecchio. Zed sosteneva che non erano riusciti a prenderlo, perché in realtà non c'era un solo killer del cinema. Che il killer del cinema, in effetti, non esisteva. Secondo Zed, alcuni dei caschi Comlink nelle sale cinematografiche erano difettosi e rendevano l'esperienza di immersione nel film più reale di quanto previsto. Così, con i film giusti, horror, gialli, thriller, ci scappava il morto. Poi la sala veniva posta sotto sequestro, tutto il materiale isolato, messo in un magazzino e infine, quando non potevano più legalmente trattenerlo, veniva riciclato in una sala diversa. Non sapevo se la polizia stava seguendo questa pista, ma l'idea mi terrorizzava. Un programma killer faceva più paura di una persona killer. Dei programmi.
Avevamo imparato a fidarci. Cercherò di farti avere mie notizie ogni volta che è possibile, ma sai com'è Medioterra? Fuori dall'aeroporto è come essere fuori dal mondo. O così mi hanno detto. Devo andare adesso o perderò il mio volo. Ti voglio bene. La tua adorata sorella, Dahlia Fleur. Alzai gli occhi dalla lettera e mi ritrovai a fissare quella che a prima vista mi parve la virtuosa copia di un uomo grasso, baffuto, in una vecchia uniforme. L'immagine tremolò, attraversata da scariche statiche. Poi fece un passo in avanti e cominciò a parlare, e io mi resi conto che non era un ologramma artificiale, bensì un uomo vero, collegato con me via comlink. Signorina Gardenia Fleur? Annuì, seduta al tavolo virtuale. Sono l'ispettore capo dell'aeroporto di Medioterra. Sono qui per sua sorella. Volevo dirglielo personalmente, prima che lo venisse a sapere dalle notizie via comlink. L'uomo si interruppe, si tolse il berretto e lo stritolò tra le mani. Mi fissò con un'espressione contrita che mi fece temere il peggio. L'aereo è precipitato! Esclamai più che chiedere, alzandomi in piedi. No, no! Fece l'ispettore. È atterrato regolarmente, più puntuale del solito, anzi. Solo. Lo fissai in silenzio mentre si schiariva la gola. Durante il volo hanno proiettato un film per i passeggeri. Non è una cosa insolita, lo fanno spesso. Ma non era mai accaduto su un aereo. Non aveva bisogno di proseguire. Strinsi la lettera virtuale e le sue promesse che nessuno avrebbe più mantenuto. Era solo il frammento di un programma. Il residuo impalpabile di una vita. Il resto, quello che lui non diceva. Riuscivo a immaginarlo,